Associazione in festa, per la prima volta a Fabria. Sì, una bella iniziativa organizzata dalla Consulta delle associazioni e finalmente vediamo tutte le associazioni di Fabria che sono riuscite a lavorare insieme e speriamo che questa iniziativa si possa ripetere anche i prossimi anni con sempre più coinvolgimento anche da parte della popolazione. E, adesso il responsabile delle manifestazioni è stato delegato Gianluca Bruno che è qui accanto a me e quindi passo a lui la palla delle manifestazioni. Un evento ricco, moltissime le associazioni presenti qui oggi. Sono emozionato perché è la prima volta che mi trovo a gestire una manifestazione di questo genere. È da pochi giorni che ho ricevuto il mandato dal nostro caro sindaco. Vedere tutte queste persone intervenute mi fa veramente sperare in una buona riuscita, sicuramente è una delle prime edizioni, ma ne faremo altre, visto l'affluenza delle persone che oggi hanno partecipato. Tutte le persone, tutti gli addetti che si sono dati da fare, li vedo tutti belli impegnati e questo mi riempie di gioia. Numerose le associazioni, si va dall'associazione sportiva a quella solidale? Assolutamente sì, l'invito del Comune era proprio rivolto a tutte le associazioni favriesi. E come ben vedete, ragazzi, l'affluenza è stata veramente sensazionale. Non potevo chiedere di più grazie alla prima manifestazione di quale io sono responsabile. Il Comune di Fabria non si ferma, sono tantissimi gli eventi in programma, ma c'è anche una novità che riguarda gli eventi. Qual è? Sì, saremo i prossimi organizzatori degli All Canavese Games, quindi abbiamo proprio bisogno che il paese finalmente sia unito e che tutta la comunità possa partecipare nell'organizzazione della manifestazione e poi ovviamente ci sarà anche la nostra squadra che speriamo faccia una miglior figura rispetto a quella dello scorso anno. Alto Canavese Games a Fabria, chi volesse aiutarvi ad organizzare? Allora sì, beh, questa è la novità grossa di quest'anno, perché nel 2019, in quanto purtroppo squadra perdente dei precedenti giochi, saremo noi ad organizzare gli Alto Canavese Games del 2019, edizione 2019, e quindi ci stiamo organizzando ovviamente per creare innanzitutto il gruppo promotore e non solo, il gruppo che dovrà materialmente organizzare i giochi. Dove poterci trovare? In questo momento noi abbiamo un gruppo WhatsApp, quindi chi vuole può chiedere a qualcuno delle associazioni per essere inserito in questo gruppo, io ovviamente sono disponibile. Ci troviamo, il prossimo incontro sarà il 30 di ottobre e vi invito già, se volete partecipare, nel salone, nella sede della Proloco, quindi sede San Michele, alle ore 21. Quindi vi aspettiamo, perché il nostro obiettivo è raggiungere quota 100, però in un altro senso, nel senso che ci piacerebbe avere almeno un gruppo di un centinaio di persone per partire veramente con grinta e soprattutto con un numero consistente di persone che possono darci una mano ed un gruppo che valga la pena di essere il promotore veramente di questi giochi.